Salve a tutti. E che dire? Una retrocessione già annunciata, purtroppo. Giorno dopo il fallimento del 2003. Dopo il gol di Landignotti a Padova, insomma, forse è un'altra di quelle giornate a mia memoria più brutte della mia squadra, insomma. Purtroppo sì. Purtroppo ci sono poche parole. Dicevamo che è stata purtroppo una retrocessione annunciata perché ovviamente abbiamo detto per tutto il corso del campionato, società inesistente, allenatore acerbo per questa categoria. E purtroppo calciatori che, insomma, vedere quello che ha fatto Greco oggi, insomma, ti dà l'idea di gente che non sta nemmeno in piedi, insomma. Abbiamo preso a gennaio, pensavamo di aver preso qualche rinforzo positivo, buono, ma tutta gente che non ha portato niente di concreto, insomma, anzi, gente che addirittura non sta nemmeno in piedi, che nemmeno si è allenata, insomma. Però voglio dire, questo chi te lo permetta? Facciamo, vediamo, riusciamo a fare. Te lo permette un allenatore non in grado, non all'altezza. Un allenatore che non riesce a mantenere lo spogliatoio, non riesce a dire a puntellare due o tre regole, un allenatore che come si vuol dire, dà un'entità ad una squadra, quindi voglio dire, e poi una società che non esiste, insomma, quindi chi ovviamente poi è venuto a Cosenza ha fatto la somma delle due cose. Ed è venuto in vacanza, è venuto in ferie. Questo è. Io non so se adesso riuscire a pensare già in questo momento. Credo che bisogna veramente che la città si dia veramente una svegliata perché. Non è possibile veramente, insomma, avere queste, cioè, non riuscire ad avere a fare una società solida con un progetto e quindi voglio dire, la città della massa politica, mafietta, insomma, è in grado a fare altre mille cose brutte, è in grado di farsi i fatti loro. Tanta gente, ma purtroppo non abbiamo gente, persone serie che attraverso il calcio riescono a fare un'azienda che porta i colori del Cosenza Calcio avanti, cioè dare soddisfazione a una provincia, una città, una provincia intera. Facendo divertire un po' tutti e comunque riuscire anche a
a produrre a livello economico qualcosa, insomma. Quindi purtroppo la delusione è oltre che sul campo siamo retrocessi, è quella di non vedere niente di buono all'orizzonte, insomma, come si suol dire. Questo non ci sono più parole, amici, dai. Tiriamoci su, perché poi purtroppo c'è da dire che c'è anche un momento brutto per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, questo benedetto virus, insomma, quindi tiriamoci su e andiamo avanti. Come si suol dire, la speranza è l'ultima a morire, ma io di speranza ne vedo poche in giro. Però devo per forza crederci, se no, insomma, buttiamo la spugna, e quindi non va bene così. Quindi speriamo che arrivi qualcuno di positivo, che si metta a fare calcio, che vuole il bene a Cosenza, che vuole il bene. Che non dico che tifoso del Cosenza, ma che sarebbe una cosa troppo grande, che almeno ha voglia di calcio, che capisce di calcio, oltre a, come dicevo prima, a quello economico, perché sapete benissimo che fare calcio ovviamente non la puoi fare, ma se hai una base economica, col tempo poi, insomma, puoi fare anche molto di più. Vedi Ivrea e Crotone. Quindi, amici, solo per la maglia e solo per quei due magici colori, forza lupi sempre.